Udienza al TAR per valutare la legittimità dell'uccisione dei 9 maiali del rifugio Cuori Liberi di Sairano. Un provvedimento disposto lo scorso settembre da ATS, come stabilito da un'ordinanza emanata per contenere la peste suina africana, dopo che nel rifugio 2 maiali avevano contratto l'infezione. Un provvedimento però contestato dalle associazioni animaliste che hanno chiesto al TAR di condannare l'operato delle istituzioni. In precedenza, dopo la scoperta del focolaio di peste suina nel rifugio di Sairano a inizio settembre, le associazioni animaliste, coordinate dalla rete dei santuari di animali liberi, avevano presentato ricorso al TAR chiedendo la sospensione dell'ordinanza di ATS, in quanto i maiali presenti nel rifugio di Sairano non erano destinati alla produzione alimentare e quindi non erano destinatari dell'ordinanza sulla peste suina. Poi il blitz delle forze dell'ordine nel rifugio, dopo giorni di presidio permanente degli animalisti e l'uccisione dei 9 maiali presenti nel santuario. Le associazioni animaliste hanno quindi fatto ricorso al TAR Lombardo, di cui si attende il parere. Gli animalisti contestano l'illegittimità dell'uccisione dei 9 maiali, di cui avevano chiesto ai veterinari di ATS tutta la documentazione. Un documento che però, stando al punto di vista dei legali delle associazioni, non è mai stato redatto, in quanto la stessa ATS avrebbe fatto sapere che non sarebbe stato necessario redigerlo. Tutte le operazioni svolte dai pubblici funzionari devono essere descritte e verbalizzate, concludono i legali delle associazioni animaliste, che chiedono al TAR di sanzionare la condotta di ATS, condannandola al pagamento delle spese processuali sostenute.